Buongiorno a tutti, mi chiamo Federico Ceriani, mi occupo del supporto tecnico in BioGuard. Oggi sono in Valtellina, sono in un meleto in cui è stata posizionata la nostra confusione sessuale per il controllo della crapocapsa. Siamo ancora nella prima metà di maggio, quindi è importante valutare l'utilizzo di un insetticida per il controllo di questo lepidottero. BioGuard vi propone due bioinsetticidi, Madex Top e Madex Twin. Madex Top contiene un granulovirus specifico per la crapocapsa. Questi due bioinsetticidi, che non hanno un meccanismo d'azione specifico, contrastano lo sviluppo delle resistenze. Inoltre hanno degli indubbi vantaggi: non danneggiano insetti ausiliari e pronubi, hanno un tempo di carenza molto basso e nessun limite massimo di residui. L'azione bioinsetticida è esclusivamente per ingestione, quindi è importante, fondamentale, il momento dell'applicazione, che deve essere fatta alla chiusura delle uova, andando a colpire le larve di prima età, poiché hanno un'attività trofica maggiore rispetto alle larve di seconda e terza età. Una volta che la larva ha ingerito il corpo di inclusione, questo si discioglie nell'intestino grazie al pH, rilasciando i virioni, che vanno ad attaccare le cellule epiteliali, moltiplicandosi e dando via all'infezione. La larva muore nell'arco di 2-3 giorni. Noi vi consigliamo 3 o 4 trattamenti, distanziando i trattamenti da 6 a 8 giorni. Madex Top e Madex Twin sono compatibili con la maggior parte degli agrofarmaci a reazione neutra o subacida, mentre non sono compatibili con gli agrofarmaci a reazione alcalina. Inoltre, i granulovirus, essendo lipofili, aderiscono in modo ottimale alle cere presenti sulle foglie e sui frutti, garantendo una buona resistenza al dilavamento. Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti potete contattare i responsabili d'area oppure il nostro servizio tecnico. Potete trovare i contatti sul catalogo oppure sul nostro sito internet. Io vi ringrazio e vi auguro buona giornata.